Benvenuti nel lusso che non conosce crisi, gioielli, orologi, opere d'arte, ma anche borse, vini e scarpe da collezione. A Natale le vetrine attirano come calamite, ma è nelle case d'asta e sulle piattaforme web che sotto anonimato il lusso attira i super ricchi. L'interesse di chi spende a più zeri è fare un buon investimento in questo campo, niente più solido della casa, se di lusso, bene rifugio per eccellenza. Il mercato del lusso regge, soprattutto nei centri storici delle grandi città, e ci sono due tipologie di acquisti sul lusso. Quello ipertecnologico, pensate, non so, al Bosco Verticale a Milano, così, oppure nei centri storici gli attici o le palazzine di un certo tipo che possono effettivamente rappresentare anche uno status oltre un investimento. È boom delle vendite di case per Venezia, 3.500 in un anno, 2 su 3 comprate da stranieri, investimenti benvenuti da chi governa il settore immobiliare. È anche vero che vediamo una crescente volontà di investire anche da parte di imprenditori e investitori italiani, perché dato di Banca Italia l'anno scorso sono saliti a 1.800 miliardi i risparmi delle famiglie italiane tra depositi vincolati e liquidità nei conti correnti. Si investe nelle città d'arte, soprattutto nelle zone turistiche, dove gli investitori comprano per mettere a rendita. È un segmento in grande crescita e soprattutto per il segmento medio-alto, cioè gli appartamenti grandi con terrazzi e giardini o case indipendenti, anche e soprattutto con piscine. Questo fenomeno di acquisti nelle campagne e in certi borghi è stato poi amplificato sulle Marche, sulla Puglia successivamente, e oggi abbiamo i primi acquisti di stranieri all'interno della Sardegna.